Oggi vedremo come collegare la nostra Mobius ed alimentarla tramite ricevente. Naza 450 senza fare pubblicità. Innanzitutto dovremo controllare il voltaggio di uscita della nostra ricevente, cosa che faremo immediatamente. Io e il mio tester. Cinque virgola ventidue volt. Ok. Adesso prenderemo il cavo in dotazione. Eccolo qui. Collegheremo il nostro cavo alla Mobius. Eccolo qua. Dopodiché andremo. Spegniamo un attimino l'apparato, mettiamo la nostra spinetta alla ricevente su un qualsiasi canale libero. Ok, andiamo ad alimentare. Perfetto, vediamo che si è accesa e adesso ho messo la funzione da software per farla andare in registrazione in automatico appena il modello viene alimentato. Adesso spegneremo il modello e lei smetterà di registrare salvando il nostro file. Riaccendiamo. Inizierà a registrare. Naturalmente si può stoppare la registrazione in qualsiasi momento, riprendere a registrare. Così la nostra Mobius sarà alimentata dalla batteria di bordo, senza batterie aggiuntive. Grazie.